Benvenuti al Chi c'è c'è di oggi che si occupa della carenza idrica nel Vastese. Ci sono nostri ospiti a partire dalla mia sinistra, Vincenzo Larcinese che rappresenta il CONIB, l'ingegner Domenico Scutti, presidente della SASI e il capogruppo dell'UDC, consigliere regionale Tonino Menna. Quindi insomma può parlare per la regione o comunque non proprio, nel senso che non rappresenta la regione, ma comunque è un consigliere regionale, per cui, e poi c'ha tanta esperienza, non solo in questo settore, è stato sindaco, quindi ci può aiutare, perché quello che è il motivo per il quale fondamentalmente io ho voluto sentirvi direttamente è quello di capire, e devo dire che già prima dell'inizio della trasmissione, con una chiacchierata informale che abbiamo fatto, l'ingegner Scutti ci ha dato tante di quelle informazioni che ci saranno utili un attimo per sviscerare questo problema. Peraltro mi ha appena chiamato Giuseppe Torricelli, vicepresidente della CIA ed ex presidente del Consorzio di Bonifiche, che poi avevamo invitato così come rappresentante degli agricoltori, e che però sta a Roma, e quindi mi ha detto che non sarebbe arrivato. Ma innanzitutto capiamo perché io ho fatto questi quattro inviti. L'acqua sostanzialmente, vabbè, con diciamo, la competenza, la delega regionale in qualche modo, ha tre competenze. Quella della SASI per quello che attiene alla distribuzione, diciamo, i colleghi ingegneri per quello che attiene alla distribuzione civile. Faccio una premessa, Sì. lei mi chiama ingegnere, ma non sono Ah, ingegnere, non mi non voglio beccare è, vabbè. un'ennesima denuncia pure tra proprio Vabbè, cioè, no, perché se Presidente no, guarda. Scutti. Vabbè, Presidente Scutti. Allora, comunque, voi come SASI distribuite l'acqua per uso civile, È diciamo. la società delegata alla gestione degli impianti per assicurare il servizio idrico integrato. Integrato. Il CONIB, invece, qui rappresentato da Vincenzo Larcinese, che ha la competenza e ha il compito di distribuire l'acqua alle Alle industrie, industrie, sì. e poi il consorzio di bonifica ha il compito di distribuirla all'agricoltura. È chiaro però che quando d'estate manca l'acqua, l'industria e l'agricoltura passano in secondo ordine, arrivano addirittura delle ordinanze sindacali o anche delle disposizioni prefettizie, in virtù delle quali l'acqua viene ovviamente data alla popolazione, perché come è noto la popolazione tra l'altro in estate aumenta notevolmente. Con una battuta che ripeto, io ho detto all'inizio, prima che iniziassimo la trasmissione, al presidente Scutti ci farete bere. Allora, partiamo da questo, che è anche una cosa simpatica. Presidente, come quest'estate ci mancherà l'acqua o ce l'avremo? Che ci può dire? Allora, intanto l'acqua l'abbiamo sempre avuta, Abbiamo sempre. quindi anche nei momenti di massima criticità, magari non continuamente e non come dovrebbe essere garantita l'erogazione. E il problema, intanto posso assicurare che quest'estate sarà sicuramente garantito come negli altri anni, perché mi risulta che la Giunta regionale proprio ieri ha fatto un provvedimento in cui ha concesso la deroga sulle qualità dell'acqua, del Trignio per essere trattate, e quindi fino al 30 di settembre ci ha assicurato che il sistema funziona come tutti gli altri anni. Però bisogna cercare di capire perché abbiamo queste problematicità. Quindi la domanda rispondo, sicuramente quest'estate garantiamo come negli altri anni. Servizio. Perfetto. Però allora ragioniamo di questo. Perché abbiamo queste criticità? Partiamo Allora, dalla sua analisi, autorevolissima ecco, la analisi. criticità è strutturale. Gli impianti che assicurano il rifornimento idrico nella regione Abruzzo sono impianti costruiti nei primi anni 60 e chiaramente erano stati costruiti e dimensionati per una popolazione più o meno di quell'epoca lì. Ora, il Vastese se è una zona in cui si è trovata fortemente in difficoltà, perché e
è un'area in cui in questi ultimi decenni ha avuto un incremento abitativo, soprattutto la costa. Soprattutto diciamo. La costa, un incremento abitativo veramente consistente, che a cui non è seguito interventi di investimenti sul sistema strutturale per venire incontro a questa aumentata necessità. E quindi ci troviamo oggi a fronteggiare una crisi acuta che effettivamente deriva da 50 anni di mancanza di investimenti, sia per investimenti per, diciamo, normali, ma sia soprattutto per assicurare quella maggior fabbisogno dettato da questa necessità di incremento. Allora, a fronte di questo, la SASI, che è una società di gestione che, voglio ricordare, è nata nel 2003, quindi circa 10 anni fa, quindi è una società di gestione in cui vengono affidati gli impianti e la società deve gestire e garantire la corretta gestione. Gli investimenti necessari a tutto il sistema idrico integrato, la legge l'aveva delegato agli ATO e con la riforma della legge regionale all'ATO unico regionale, all'ERSI. Quindi, diciamo, è molto più complesso chi doveva intervenire e non l'è intervenuto, perché per tanti anni non sono stati fatti investimenti, perché prima del 2003, che è la data della costituzione della SASI, erano i singoli comuni che gestivano il sistema idrico integrato. Certo. Quindi le problematiche sono molto complesse e ci si perde un po' nei rivoli per risalire un po' tutto all'origine da che è partito questa crisi, però la realtà è che oggi noi siamo chiamati ad affrontare una criticità che si acutizza d'estate, perché d'estate chiaramente ricordiamo che la zona del Vastese, Vasto, San Salvo, è il maggiore insediamento turistico del Chietino in termini di presenze turistiche, eccetera. È chiaro che d'estate si acutizza e chiaramente diventa estremamente importante, perché essendo una risorsa economica non indifferente della provincia, è chiaro che ci si pone il problema come far sì che la gente rimanga e abbia il servizio più soddisfacente possibile, perché il turista, se non trova quei servizi che sono alla base delle sue vacanze, se ne va in un'altra località. Quindi, ma si creano problemi di ordine pubblico, tant'è che interviene il prefetto, esatto. Insomma, non di rado. Quindi questo, la criticità maggiore è d'estate, ma noi la criticità l'abbiamo per tutta l'anno, perché proprio per quello che ho detto prima, non ci dimentichiamo che noi a Vasto sospendiamo l'erogazione idrica per tutto l'anno, dalle 18 del pomeriggio alle 5 del mattino. È chiaro che d'estate questo si acutizza e lo sospendiamo dalle 15, è una situazione anomala, è l'unico posto. Se a Vasto non fossero i condomini, non fossero dotati di autoclave, esatto, non avrebbero l'acqua. Esatto. Questo, dico, è l'unico posto della provincia di Chieti, o quantomeno dell'area gestita dalla SASI, che avviene questa difficoltà qua. Quindi questo, e avete anche tecnici bravi che riescono a dosare. Diciamo, diciamo che ci impegna in un modo veramente pesante gestire poi, certo, queste difficoltà. Non è sia in termini di costi, sia in termini di risorse umane che poi devono sacrificarsi chiaro, per assicurare il servizio. Grazie Presidente, lei è stato chiaro. Vedevo Tonino Menna annuire, insomma, condivide l'analisi del Presidente Scutti. Ma io devo dare atto al Presidente Scutti che, contrariamente ad altri del passato, è al di là delle scelte politiche, è un manager. E quindi io ho avuto modo di apprezzare non solo questa sera la sua analisi, ma anche come gestisce in questo momento la SASI. Devo dire alcune cose, perché alcune riflessioni mi venivano proprio dal suo ragionamento. Innanzitutto, ecco, voglio ricordare, anche se manca il presidente del consorzio o un ex presidente del consorzio di bonifica, che in questa zona qualche anno fa fu programmata la diga di Chiauci, non a caso. Tant'è vero che poi se ne programmò un'altra tra Gisse e Casalanguida,
dove io sono stato sindaco, proprio per sopperire in particolare all'approvvigionamento nel campo agricolo, ma anche a livello industriale, per lasciare poi le sorgenti al discorso potabile e civile. Abbiamo avuto l'inaugurazione della diga di Chiauci proprio un paio d'anni fa, l'anno scorso, ma so che forse quest'anno cominceremo a utilizzare l'anno scorso in piccolo, in poco, non ancora poi magari lo dirai, insomma, se hai delle notizie più precise. Questo è un dato di fatto. L'altro è da 20 anni, però io devo dire la verità, che coincide un po' con la Seconda Repubblica, ma lo dico scherzando, che non si fa programmazione sul territorio. La SASI fa già molto con i suoi fondi, qui manca una programmazione regionale e adesso forse ci arriveremo con l'ato unico, con delle schede, dei finanziamenti che riguarda l'intero ciclo integrato, perché noi parliamo dell'acqua, ma dobbiamo parlare anche dei depuratori, oltre che delle fognature. Depuratori perché noi abbiamo un mare inquinato e i fiumi, dove scaricano la maggior parte dei comuni, inquinano poi anche i fiumi, quindi l'acqua a cui attingiamo. Se manca questo, ma ci vuole la manutenzione già ordinaria e straordinaria dei tubi, delle cose, perché già all'interno dei comuni noi perdiamo dal 40 al 50% dell'acqua che fuoriesce dai serbatoi. Questo dato, quando perdiamo? Allora, qui bisogna fare una riflessione esatta su quello che perdiamo. Perché la prima analisi che io posso dare come dato tecnico, che noi nelle reti immettiamo più di 40 milioni di metri cubi e ne fatturiamo scarse 19. Però attenzione, questo non è un dato tecnico valido, perché abbiamo trovato un'altra anomalia. Quando siamo subentrati a gestire la società, tra le tante, è che ogni singolo comune per i propri edifici non avevano i contatori o laddove l'avevano non erano inseriti in anagrafe e non pagavano l'acqua. Le fontanine non avevano i contatori, quindi quel dato di differenza in effetti è un dato non certo, perché bisogna andarci a sommare una parte di acqua non conteggiata, che per la SASI è un danno economico, ma che travisa quello che è il dato tecnico delle reti. Quindi diciamo, su questo stiamo provvedendo massicciamente, in cui le dotate tutti di contatori, tutti, anche le fontanine, qualunque cosa, perché questa è la prima base per capire quant'acqua perdiamo e quant'acqua distribuiamo. Seconda cosa, è un altro aspetto, che i comuni, come tutti, devono pagare l'acqua, perché sono soggetti, certo, utenti come tutti. Poi possono anche non pagare l'acqua, ma deve essere approvato dal piano d'ambito e far sì che se non pagano i comuni, quella percentuale non pagata si riversa su tutti gli utenti. Quindi, ed è stata una, me lo lasci dire molto francamente, una battaglia. È stata una battaglia riuscire a fare questo, che è una cosa elementare, prima tecnica, perché noi vogliamo capire esattamente quant'acqua perdiamo e quanta no. Quindi quel dato sicuramente non è così, verrà abbassato, però è comunque... comunque non è 40-50, ma siamo oltre 30, non conoscevo questi dettagli, però so che si fattura meno della metà di quello che la SASI dà. Se non ci fossero queste perdite... Oltre 35. Presidente, se non ci fossero... Mi sono sbagliato di poco, però, mi sono sbagliato di poco. Se non ci fossero queste perdite, sono il 35, il 40, insomma stiamo lì... Se non ci fossero queste perdite non avremmo le carenze, mi pare che lo possiamo dire questo. Allora, perché ci sono le perdite?
Allora, ritorniamo al discorso che ho fatto prima, della mancanza di investimenti. Sì. Cioè, se le reti sono costruite negli anni 50 e 60 e poi sono state letteralmente abbandonate, perché vuoi prima i comuni fino al 2003 che avevano la responsabilità non hanno investito un centesimo in investimenti, e successivamente anche la SASI ha investito pochissimo perché non c'è la cultura dell'investimento. E certo. Perché c'era una cultura demagogica di tenere basso le tariffe e non fare investimenti. Questo è stato il dramma. Perché la cosa che, con cui il primo impatto che io ho trovato è che mi sono trovato di fronte che il sistema, come ho detto prima, fa capo all'ATO. Sì. L'Abruzzo c'ha 6 ATO, adesso sono stati unificati in un unico ATO ERSI. L'ATO Chietino non riusciva ad approvare il piano d'ambito, che poi era il piano che autorizzava gli investimenti e il ritorno degli investimenti in tariffa, dal 2006. Perché? Perché tra scontri politici una parte si alzava, faceva mancare il numero legale e di conseguenza non si approvava quello che era la programmazione degli interventi e il ritorno tariffario. Quindi che cosa è successo? È successo che fino al fine 2011, di fronte a una mia presa di posizione netta, se non approvate il piano d'ambito io me ne vado a casa e fate quello che volete, perché non si può rimanere inerti di fronte a sto problema, praticamente per 5-6 anni è stato approvato niente. Quindi con una tariffa della più bassa d'Italia, faccio un esempio. Le fatture medie della SASI prima dell'ultimo piano d'ambito era di 160-150 euro all'anno. Allora è chiaro che dobbiamo salvaguardare i cittadini e quant'altro, però la domanda che io faccio a tutti, a ogni singolo nucleo familiare: quanto è la tariffa che pagate per il gas all'anno? Quanto è quello per l'energia elettrica? Quanto è quello per il sistema telefonico, in cui mettiamoci telefonini, certo, eccetera, eccetera? Scopriamo che per un servizio integrato, che non è solo l'acqua, ma fognatura e depurazione, estremamente importante, questo rappresenta in molti casi o la decima parte o la metà di quegli altri servizi. Ma questo non è che meno importante, io ritengo che questo servizio invece sono importante, è primario rispetto agli altri. Quindi si è perso completamente la visione. Beh, diciamo che c'era una gestione politica, dai, una gestione. Ma senza avere una visione di che cosa significava questo comportamento. Questo è il dramma. Di quello a cui avrebbe portato. Chiediamo scusa a me, ha integrato benissimo, perché concordo, certo, con quello che sta dicendo. Io volevo concludere questo primo giro dicendo questo: manca la programmazione, mancano gli investimenti. Però dobbiamo dire fino in fondo come stanno le cose. Per quanto riguarda questo servizio idrico integrato, noi abbiamo avuto un'anomalia in Abruzzo, perché noi avevamo 18 società che si occupavano del ciclo integrato dell'acqua. Avevamo 6 ATO, 6 enti di gestione, tra cui la SASI, 6 ISI che gestivano le reti. Finalmente, io dico finalmente, mi sono battuto per questo, si è arrivati alla fusione qualche settimana fa tra l'ISI e la SASI. Adesso mi auguro che si vada a compimento di questa cosa. E a questa riforma del lato unico, perché col commissario, che è poi il direttore della regione, credo che si debba arrivare a una programmazione seria. Io voglio fare un esempio: l'anno scorso la SASI è riuscita, grazie al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, sono riusciti ad inaugurare una condotta che dà la captazione di Fara San Martino a Lanciano di 100 litri al secondo, dico bene? Potenzialmente 100 litri al secondo. Una captazione fatta 20 anni fa è chiusa e tenuta lì. Dopo 20 anni si utilizza quella condotta, quella progettazione. Sono 100 litri al secondo a servizio della città di Lanciano. Credo che la stessa cosa si debba fare per Vasto e il Vastese. Certo, dicevamo poco fa, uno scambio così prima della trasmissione,
che fare una nuova condotta da Fara San Martino a Vasto San Salvo, insomma, non è facile, ci vorranno anni, ma ci vuole un investimento. Allora stanno studiando altri sistemi alternativi. Certo. Questo mi fa piacere, però noi dobbiamo andare verso un sistema di depurazione serio, l'utilizzo dell'acqua del Trigno, quindi pulito, per l'intero anno, perché c'è il problema, non è che finisce al mese di settembre, è un discorso dell'intero anno, e soprattutto io credo bisogna utilizzare l'acqua di Chiauci. Si parla anche di una seconda vasca, di un altro ulteriore grosso finanziamento, vedremo con i fondi FAS e altro, eccetera, perché quello credo che sia il futuro. Se non si programma oggi, fra 10 anni non avremo nulla. Ecco, questo mi piace grazie sottolineare. L'Arcinese, loro hanno parlato, giustamente l'avrei fatto pure sì, io, diciamo, dando priorità alla distribuzione dell'acqua per le civili abitazioni. Lei rappresenta un ente che invece è incaricato di dare l'acqua alle industrie. Che certo è chiaro che quando moriamo di sete dobbiamo prima dare da bere alle persone e poi alle industrie, però ci sono sempre i forni alla SIB, per esempio, certo, alla Pilkington, sì, che hanno bisogno di acqua. Ecco, dal suo punto di vista, cioè da quello della CONIB, come inquadra l'argomento anche in virtù delle cose che ci hanno appena detto Scutti e Menna? Sì, la CONIB, cioè il Consorzio Industriale del Vastese, nasce 25-30 anni fa appunto sia per la gestione degli impianti di depurazione incontrata Padula, Vasto Punta Penna e Gissi, e sia poi successivamente con l'ITA, impianto trattamento acqua, per la distribuzione dell'acqua nelle zone industriali, principalmente per le industrie e poi anche per, diciamo, l'uso umano. Sempre dentro l'uso umano a San Salvo Marino e Vasto Marino. Sì, no, l'uso umano prima nelle zone industriali e poi successivamente facendo un accordo con la SASE di fornitura di acqua per, diciamo, le zone della riviera di Vasto e di San Salvo Marino. Come diciamo all'incirca questa fornitura all'attuale SASI si aggira intorno ai 30-40 litri secondo nei mesi invernali, per andare intorno agli 80, anche 100 litri secondo nei periodi di punta di luglio e agosto. Poi giustamente succede, tipo l'anno scorso in cui c'è stato qualche carenza anche di un paio di giorni per una rottura lungo il fiume, che non è che poi si può sospendere l'acqua alla Pilkington, che poi magari c'ho dei dati di fornitura del mese di aprile, perché là ci sono i forni, ci sono i forni, quindi si causano danni irreparabili, quindi bisogna, certe volte si trova tipo tra l'incudine e il martello. Detto questo, come sappiamo la CONIV prende l'acqua dal fiume Trigno, mentre la SASI attinge da Fara San Martino, dall'acquedotto del Verde, e quindi abbiamo avuto l'anno scorso il problema che il fiume Trigno, da analisi, risultato inquinato ai fenoli, dove veniva captata l'acqua, all'entella incontrata pietra fragile. E in più successivamente si è aggiunto, e quindi poi fu bloccata, diciamo, per un periodo di tempo, e quindi l'anno scorso abbiamo avuto un po' questi periodi dove l'acqua, insomma, è scarseggiata per qualche giorno, ma anche di fronte al problema e di cosa che è successo bisogna dire che si è uscito abbastanza bene, perché la cosa era molto seria e quindi, diciamo, non si è avvertito proprio come sarebbe stato. E successivamente dalla regione Abruzzo abbiamo avuto l'autorizzazione a prelevare l'acqua direttamente allo sbarramento più a monte, San Giovanni Lipione, sì, dell'acqua che arriva dalla diga di Chiauci, dove esiste una conduttura da San Giovanni che arriva quasi fino, diciamo, all'impianto dell'Ilice, cioè qua diciamo, bypassa questo di Lentella. Sì. E quindi avevamo un'autorizzazione provvisoria che è scaduta giorni fa, e come diceva anche il Presidente, pare che sia stata rinnovata fino al 30 di settembre, in attesa che, perché il fiume Trigno, poi non essendo un fiume classificato, quindi bisogna andare avanti con, diciamo, queste autorizzazioni provvisorie. L'autorizzazione per l'iter, diciamo, burocratico per il fiume Trigno, per la,
per avere la classificazione inizia da febbraio, quindi occorre un anno. In questo anno non ci deve essere nessun parametro fuori posto. Dopo un anno, se la classificazione, che può essere A, B o C o 1, 2, 3, mi ricordo bene i parametri, qui, se 1 è ottimo, 2 così, 3 non è idoneo. Da una riunione fatta qualche giorno fa presso il consorzio industriale per parlare appunto di questa situazione, il presidente del consorzio di bonifica che insieme del Sud Abruzzo, insieme al presidente Basso Molisi di Termoli Guglionesi, che gestiscono loro la diga, perché è di competenza loro, è stato detto che attualmente dentro la diga ci sono 8 milioni di metri cubi di acqua. E quindi diciamo che mentre l'anno scorso con 2-3 milioni ce la siamo cavati, quindi quest'anno insomma, dovrebbe diciamo, abbastanza, anche se poi non è che l'acqua viene data tutto alla... Quindi è tranquillizzante. Diciamo che il parametro è anche se l'acqua poi viene... Accontentiamo anche l'agricoltura. Dobbiamo dire che poi non tutti gli 8 milioni di metri cubi viene data all'uso civile, ma giustamente... Perché gli agricoltori si arrabbiano, perché originariamente quando si pensò questa diga, questo doveva servire fondamentalmente. Sì. Poi, per quanto riguarda ancora più prettamente diciamo, il fiume Trigno, purtroppo in Italia quando si devono fare delle opere, diceva prima Tonino, la diga di Chiavo, io ero ragazzino e se ne parlava, diciamo 40 anni fa, quando gli anni 80 si andava verso Isernia e aprirono la Trignina, si vedevano già delle opere insomma, iniziate e poi così. Quindi purtroppo sono passati tanti di quegli anni che poi quando, che magari poi già diventa obsoleto quando finisce insomma. Secondo me andrebbe fatto diciamo, dalla diga di Chiavici una conduttura che direttamente preleva l'acqua alla diga e lo va a portare a destinazione, inutile che si ributta al fiume per poi andare incontro Perché Presidente Scutti? Perché penso che sia la soluzione tecnicamente più valida sia per superare gli eventuali inquinamenti di scariche nel fiume. Bravo. Ed è quella che permette anche più veloce, ecco, più veloce ma permette, ma, perme, no, ma permette anche di avere una depurazione più leggera, cioè diciamo più, si risparmierebbero i costi della depurazione, ma soprattutto perché noi ci dobbiamo, io chiedo scusa se no prego no, perché questa è la strada, sì. Perché allora con l'incremento di volumi di acqua necessari è vero che noi possiamo sopperire su due modi, facendo investimenti per risanare le reti e quindi recuperare acqua, ma certamente abbiamo il problema che ci sono anni di siccità molto elevata, che se non ci attrezziamo con dei potabilizzatori, ma non solo in quest'area qua, anche in altre aree. Perché mi diceva prima si sono abbassate le falde. È chiaro. Quindi abbiamo, Serra, abbiamo una situazione che in proiezione tra 20 anni, non lo so quante, perché in questo settore non si può quantificare visto le situazioni climatiche, è un problema che ci sarà. Allora, se noi non siamo capaci di proiettarci su quello che avverrà e quindi dotarci da subito dei piani di investimenti necessari, moriremo di sete. Non proprio moriremo di sete, ma soffriremo una serie di disagi che si moltiplicano. Poi noi non riusciamo a dare dei servizi idonei per il turismo, mettiamo in crisi l'agricoltura, è tutta la filiera economica dell'economia regionale o provinciale che può saltare. Ecco, questa è una riflessione che bisogna fare, ma bisogna fare in tempo. Questo è il discorso. Poi chiedo scusa se... Per continuare al discorso, anche perché poi un altro dato è che lungo la vallata del Trigno si affacciano non so quanti comuni, sia da parte abruzzese che molisano. Ogni comune ha il suo depuratore. In che condizioni c'è ogni depuratore dei comuni non lo sappiamo, quindi questa acqua va a scaricare al fiume. Se per esempio a quello che dicevo prima, e anche ringrazio il presidente Scutti che anche lui ha affermato il problema, si potrebbe unire anche una condotta di tutti questi degli scarichi fognari di questi paesi e andare in un unico punto a depurazione, così si avrebbe il fiume pulito, per così non scaricherebbe più nessuno, e in più la conduttura che diciamo che un buon 90% già è bevibile senza essere neanche trattata, perché se ti arriva direttamente, perché dalla diga di Chiavici a dove nasce il fiume Trigno sono pochi chilometri, quindi è proprio acqua, diciamo, acqua pura. Ma io aggiungo un'altra cosa, sì. Se si apre la diga in poco tempo si svuota,
invece la condotta sì. Chiudi e utilizzi quello che necessita, ma credo che io non sono un tecnico, ma credo di capire questo, cioè non è una cosa, è una cosa importante. Ha ragione il Presidente, io aggiungo solo questo, poi lascio la parola a lui. E dobbiamo pensare anche ai potabilizzatori, noi dobbiamo anche utilizzare l'acqua del mare, togliere il sale e utilizzarlo soprattutto in campo industriale e agricolo, perché è chiaro che per berlo già è più difficile, però se è fatto bene, io so che in altre zone, so che anche nella zona qui vicina della Puglia utilizzano a Brindisi, hanno una carenza storica, storica acqua, utilizzano però i potabilizzatori, quindi voglio dire anche qui bisogna, ma anche lì ci vogliono investimenti. Senta, questo, ma bisogna diversificare sulle, secondo me, per arrivare alla, a utilizzare una quantità enorme di acqua. Chi ce l'ha questa delega a livello regionale? Chi è l'assessore competente? E Di Paolo, l'assessore ai lavori pubblici, che ha poi Vabbè, poi però si deve il ciclo integrato confrontare con Febbo, perché però c'è oggi il, anche perché non solo il direttore ma anche il commissario è Pierluigi Caputi, ingegner Caputi, che è il Ma c'è competenza la regione di queste soluzioni, della necessità di risorse finanziarie notevoli per risolvere? Io ho l'impressione di questo, cioè non è che non c'è idea o capacità, eccetera. Il problema è la mancanza di fondi, di finanziamenti in questo settore. Però alcuni finanziamenti ci sono, perché di questo non è un problema solo abruzzese, quindi anche lo Stato fa una programmazione e destina dei finanziamenti che poi dà alle regioni. Ho visto che nei FAS non hanno inserito tanti finanziamenti di questo genere, questo insomma bisognerebbe rivedere adesso alla luce, ma anche con i finanziamenti europei, perché potabilizzatori si possono attingere anche a fondi europei, voglio dire, quindi bisogna discorso programmazione, ecco, che poi ce l'ha un altro assessore che è l'assessore al bilancio, e perché è Masci. Anche qui bisogna mettere insieme un attimino, però credo che l'iniziativa debba partire anche dai soggetti tipo la SASI, i consorzi e tutti. Beh, ci deve essere un'azione sinergica. Certo, insomma, certamente. Ingegnere, lei diceva prima che da 100 diciamo con l'amministrazione precedente 150 euro era il costo medio dell'acqua a famiglia servita da voi, adesso invece siamo? Con gli ultimi aumenti dettati dal nuovo piano d'ambito siamo sui 180. Quindi non è che è aumentato. Ecco, però io vorrei fare una piccola riflessione su quello che siamo detti. È chiaro che stiamo andando verso maggiore criticità sul settore di rifornimento idrico, perché i fattori climatici cambiano e quindi è bene avere una programmazione più completa degli interventi da fare. E è chiaro che per fare tutti questi investimenti occorrono delle risorse. Io vengo da una cultura che per i miei 40 anni di lavoro precedente a questo di questo incarico. Sei stato dirigente d'azienda, presumo. Ecco, io sono stato dirigente di una società del gruppo Eni, praticamente l'Italgas, che è leader in Italia della distribuzione del gas per uso città. Dove c'erano anche i finanziamenti, però ognuno le aziende taravano gli investimenti sui ritorni tariffari. Certo. Allora, noi dobbiamo avere il coraggio, ma soprattutto la politica deve avere il coraggio di non spaventarsi di fronte a dei piani seri di investimento e di programmazione che ritornano in tariffa, ma non per mettere in difficoltà economica le famiglie, perché voglio dire, vabbè, 20 euro in più all'anno non è. Se questi 20-30 euro diventa 50, ecco, con quello che succede adesso uno va a fare il pieno di benzina, lo vediamo che cosa succede. E quindi avere il senso della realtà, ma dov'è che le aziende hanno bisogno poi di un intervento da parte della regione o dello Stato, che può essere attraverso la Cassa Depositi e Prestiti o di altre strutture? È quella di facilitare i finanziamenti di questi progetti,
Faccio un esempio. Tra le tante cose che quando mi sono insediato abbiamo messo in mano è che alla SASI ci siamo dotati di un piano economico finanziario che non c'era. Quindi abbiamo fatto un piano di contabilità industriale, ci siamo dato un budget e quindi abbiamo cominciato a programmare gli investimenti, a codificare gli investimenti e avere un piano di controllo dei costi, dei ricavi, degli indici di redditività, cioè gestire un'azienda come deve essere gestita. Come cosa aziende. Che nelle aziende pubbliche queste non c'è per niente questa cultura. È stato, infatti, devo ringraziare Angelo Cabuti che mi ha aiutato in questo, perché quando io ho presentato i primi progetti, lui ha detto: oh, finalmente qualcosa si muove, finalmente cominciamo a gestire questo settore come deve essere gestito. Però manca non tanto i finanziamenti, manca che se io mi presento adesso da una banca come mi sono presentato, in cui dico: signori, io ho fatto il piano industriale fino al 2020, in cui ho messo dentro 15 milioni di investimenti all'anno fino al 2020, queste sono le tariffe approvate al piano d'ambito, vi dimostro che tecnicamente con la concessione che ho dalla regione, con queste tariffe, io questi finanziamenti che voi mi date oggi ve lo posso restituire anche con il tasso di interesse che ci mettiamo d'accordo, perché economicamente stiamo in piedi, non riusciamo ad avere i finanziamenti, perché la prima cosa che la banca mi chiede, dice: non è sufficiente che tu mi fai vedere la concessione della regione che ti ha dato, ma tu che possiedi che mi dai in garanzia? Niente, io sono una società di gestione. Quindi ho bisogno, allora, ecco che abbiamo bisogno, non tanto di finanziamenti, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti e ci dà le garanzie per farci avere quei finanziamenti necessari per fare quei piani di investimento necessari, perché se io riesco a fare 15 milioni di investimenti all'anno, in qualche misura rilancio, ma in pochi anni miglioriamo complessivamente la qualità del servizio. Questo non so se sì, no, è chiaro, è chiaro. A livello di normative, Menna, non è possibile farlo per esempio con la Cassa Depositi e Prestiti se le banche private non aiutano la SASI a questo. Ma qualche cosa bisogna fare con la Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe fare, però anche lì la Cassa Depositi e Prestiti, non avendo la SASI i cespiti cosiddetti delegabili, poi non concedono, allora ci vuole comunque la divisione regionale. Il problema che noi non abbiamo toccato in questo che non è sede, è che proprio Caputi ha presentato come commissario dell'ATO una relazione al Consiglio regionale qualche giorno fa, in cui presenta una situazione debitoria di tutte l'ATO e di tutte le società di gestione di oltre 30 miliardi, quindi 30 milioni di euro, chiedo scusa, perché adesso tra lire e euro, 30 milioni di euro, che sono insomma somme ingenti, perché al di là la SASI ha avuto altri tipi di problemi, che credo abbia già detto il Presidente e dirà. Ma ci sono alcune società in altre zone, in altre province della nostra regione, insomma, hanno fatto un po' di gestione allegra di questo servizio. Questa esposizione debitoria viene riassorbita adesso purtroppo qui da parte dei comuni e delle società, cioè non è che la regione può coprire questi quindi si creeranno un po' di problemi adesso, certo. io credo, non gliela faccio la domanda, il presidente Scuzzo ha messo però il dito nella piaga, qui bisogna, e lo dico perché al di là delle battute, perché in alcune zone sembrerebbe che l'acqua costi adesso più del vino, diciamo, per fare una battuta, ma nel nostro caso, nel caso di questo territorio, di questa provincia, sono 76 comuni, la maggior parte insomma Ortona, Lanciano, Vasto, insomma questo è il territorio della SASI, e siamo a dei costi ancora, questo è un servizio, il primario, io credo che l'ha detto bene, il gas, la luce, altri servizi, la nettezza urbana, i rifiuti, eccetera, eccetera, si pagano, i servizi si pagano, qui bisogna aumentare le tariffe che sono ferme
Purtroppo in un momento di crisi come questo è difficile fare un discorso del genere, diciamo la verità, perché le famiglie sono già in difficoltà. Però se ci sarà una ripresa gradualmente, senza grosse cose, gradualmente aumentare le tariffe, perché ripeto, se vogliamo migliorare il servizio, vogliamo avere acqua buona e averla per tutto l'anno, io credo che i cittadini la debbano pagare, e lo si paga con una gestione aziendale, oculata, cui vengono utilizzate risorse per investimenti e per migliorare i servizi, manutenzione straordinaria delle condotte, impianti, investimenti, eccetera, eccetera. Questo è il discorso che la SASI deve fare e devono fare le altre società, perché se no noi non arriveremo. Però io credo che anche la Regione debba fare, per rispondere alla tua domanda, debba fare la sua parte e trovare le risorse necessarie, che siano fondi FAS, che siano fondi europei, per aiutare. Almeno in termini compartecipativi. Io credo, come si faceva una volta, la Regione deve finanziare le captazioni e riduttrici di grandi depuratori e le linee per, come diceva l'Arcinese, per collegare tutti i comuni, cioè i depuratori dei comuni, e poi concentrarli in un grande depuratore che magari viene gestito in questo caso dal consorzio industriale o dal consorzio di Bonifico, dalla SASI, vedremo. Questa è la strada, queste sono le grosse opere che deve finanziare la Regione attraverso questi fondi. La SASI deve fare la manutenzione, deve fare le ride, gli allacci, i discorsi interni dei comuni, eccetera, eccetera. Io credo che questa sia la strada, in modo che se ci sono questi grandi finanziamenti europei e nazionali dati dalla Regione, la SASI con le proprie opere, aumentando anche le tariffe, possa fare il resto. E allora lì si arriva. Altrimenti pagheremo questi ritardi che si stanno accumulando, mancanza di investimenti di anni. Di ridare la parola al Presidente, vorrei chiedere all'Arcinese adesso, con pure voi come nuclei industriali subirete quello che, insomma, cioè si va verso quello che succede alle altre società di servizi, si va verso il nucleo industriale, cioè la gestione di un solo nucleo industriale in Abruzzo, no? Menna, e la Coneb, che è una società partecipata mista pubblico-privato, che fine fa? Cioè le quote della Regione da chi saranno? Questo è il dilemma. Avete 51 c'è la Regione, 51 la Regione, 49 la De Vincenzo. Noi abbiamo posto questo problema, rispondo subito io, poi cercheremo di far rimanere queste, perché queste sono delle cosiddette eccellenze che non, se funzionano, non sono in passivo e rendono dei servizi, stanno sul territorio, credo che debba rimanere. Perché funziona? Perché non siete in passivo? Perché c'è il privato? Perché c'è il privato? No. Vincenzo Arcese è un caro amico mio, è di centrodestra, quindi dice così. Però c'è una gestione oculata. C'è una gestione oculata sia del pubblico che del privato. Negli ultimi 13 anni sono stato con l'amministrazione dove sto attualmente, quasi 8-9 anni, sia con la gestione dell'ingegnere Cardano Buonanima, che qui lo voglio ricordare, una persona proprio squisita e competente di tutto e di più, e anche adesso con la gestione dell'amministratore delegato. Il privato esprime l'amministratore delegato. Nel vostro caso invece la Regione il Presidente. Attualmente l'amministratore delegato è l'avvocato Mancini di Pescara, e il Presidente è l'avvocato Arnaldo Tascione di Vasta, e poi come membri del Consiglio di Amministrazione ci sono io e l'ingegnere Troilo, Francesco Troilo, per la parte pubblica. E in tutti questi 8-9 anni che io ho partecipato come consigliere d'amministrazione, tutti gli anni questa società ha avuto gli utili. E non voglio dire che il consorzio industriale vive sopra gli utili, cioè il COASIV vive sugli utili del CONI, però poco ci manca. E è una realtà di 35-40 dipendenti, quindi proprio. Beh, però già il consigliere regionale ha detto che insomma è in animo di tutelare. Sì, io spero, e lo dico, che rimane questa realtà. Senta, Tonino, si trova per fare un attimo di ricostruzione storica, lasciando un attimo da parte loro che sono più tecnici che politici, questa Conib fu un intuito della vecchia DC di Remo Gaspari, certamente, di Vital Artese, fatta a suo tempo, proprio mi pare proprio sotto la presidenza di Artese.
Lillino, sì, mi pare. Sì, gli anni 80. Lillino Marchione, adesso non mi ricordo quegli anni, insomma. Degli anni della. Furono accusati all'epoca, insomma, di commissione. Ma sai perché, no, perché non c'era questa idea del pubblico e del privato, società mista, eccetera. Fu innovativa, poi abbiamo visto, insomma. Ma è successo anche a me quando ero presidente della comunità montana, io feci per la prima volta una società mista per il GAL, no? Quel gruppo di azione locale, sì, con sì, i fondi europei per le aree interne, e cioè, anche lì il comitato di controllo, allora c'era, non me lo faceva passare perché diceva: ma come fai la società con i privati? Lo facevo con le associazioni di categoria e anche con qualche privato, e poi insomma questo è diventato un esempio, l'hanno fatto un po' dappertutto, ma ormai si va nella gestione mista. Io sono d'accordo che alcuni beni sono pubblici, vanno, ma la gestione deve essere mista. Tra l'altro c'è anche una riforma sulle società in house, mi pare che questo, insomma, certo, Presidente lo ma sa meglio di me. È così difficile far passare i concetti, diciamo, della ragioneria, i concetti manageriali in uso nel settore privato, nella pubblica amministrazione e nelle società pubbliche comunque, come la SAS? Praticamente è una cosa molto semplice da fare. Ho premesso che io per 40 anni ho lavorato in un'azienda che privata. Prima era... No, ma non era... Ma che aveva fondamentalmente una gestione privatistica, pur essendo a partecipazione pubblica. Allora il concetto è: il pubblico ci deve stare perché rappresenta quello che è l'esigenza di una popolazione, di una realtà localistica anziché di un'altra, di un soggetto che ha penalità, e quindi deve avere la capacità di capire che le aziende devono essere gestite in modo sano e corretto. Beh, quello che diceva lui, la gestione ai privati, allora, e la proprietà al pubblico. Ecco, questo è il discorso. E qui trovo, adesso, da parte della politica, ancora una resistenza su questo aspetto. Come per dire: no, attenzione, che noi siamo, dico alcuni, cioè non voglio generalizzare. No, ma ho capito perfettamente, anche so chi sono quelli. Io mi sono trovato in un contesto di amministratori in cui io volevo portare un resoconto dei 2 anni e mezzo di gestione della società con la nostra amministrazione, perché io a giugno scade il mio mandato e mi ero preparato come si prepara normalmente. Una relazione di rendiconto. Ecco, in cui si fa delle slide, si fa tutti i dati più significativi, come si sono evoluti, qual è il trend, qual è l'andamento. Mi sono trovato fortemente in difficoltà perché la maggior parte di quell'assemblea non gliene fregava niente. Gli azionisti vostri sono i comuni. Quindi, allora, il problema è: ci vuole più, come dire, deleghe a chi si mette ad amministrare. Poi naturalmente gli azionisti, che sono i politici, hanno tutto il potere di controllare se i risultati ci sono, se non ci sono, e quindi di non approvarli, di mandarli via gli amministratori e via di seguito. Allora ci vuole questa forte capacità di delegare, certo, la gestione tecnica, di non intromettersi sulla gestione tecnica. Ma quando parla di intrometto parla a 360 gradi, perché oggi gestire un'azienda pubblica significa gestire anche le risorse umane di questa azienda pubblica, e le pressioni sono notevoli sotto tutti gli aspetti, e che io non sono abituato. Ecco, quindi mi trovo... Tra i tanti meriti che ha la Democrazia Cristiana, che io obiettivamente riconosco, i demeriti sulle raccomandazioni, diciamo, è una cosa che hanno inventato loro, non parlo l'hanno trasferita. No, non parlo di raccomandazioni. Poi è socialista. Non sto parlando di raccomandazioni. Sì, 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 sì. Lui scherza, ma no. Io scherzo, però no, è chiaro che, insomma, il presidente ha ragione. Bisogna applicare necessariamente, i bilanci non quadrano. Insomma. Voi siete invece un esempio di politici che avete avuto un buon rapporto con i privati. E comunque sì, perché
Quando c'è la parte privata dentro una società le cose sono diverse, insomma, viene visto con altro occhio. Cioè il privato vuole fare l'utile, è normale, quindi... Però non deve esagerare, perché poi... No, voglio dire l'utile... Se cioè, mi è piaciuto prima il ragionamento suo, perché poi insomma parlavamo di 150 euro, siamo arrivati a 180, arriviamo a 200. Ma se per fare l'utile del privato lui mi avesse detto il costo medio è 400, gli avrei detto Presidente, beh, no, stiamo chiaro, esagerando, perché insomma la povera gente poi deve pure bere. Il privato deve fare utile, ma non deve esagerare. Infatti per l'acqua che si fornisce alla SAS non è che cioè, sono i prezzi che, normalissimi, insomma. Io credo che c'è possibilità di fare utile senza ammazzare l'economia, perché poi quando si fa troppo utile, che lo stiamo vedendo, no, con le banche, cioè, si ammazza l'economia e quindi non si parte. Ecco. Va bene, credo che abbiamo fatto una buona chiacchierata, abbiamo capito molto, mi dispiace che non ci sia stato il rappresentante del Consorzio Bonifico, ma avremo modo di sentirlo in qualche altra occasione. Ringrazio particolarmente, che è stato nostro ospite per la prima volta, graditissimo, il presidente Scutti, Tonino Menne l'Arcinese, insomma sono invece abitué. Il compito, la mission di questa nostra televisione locale, televisione comunitaria, è proprio di far capire e di avvicinare le comunità agli attori sociali che le rappresentano. È chiaro che sulla questione dell'acqua ci eravamo occupati anche perché su questo problema dell'inquinamento, infatti abbiamo visto le immagini, insomma, anche sopralluoghi che abbiamo fatto sul fiume. Va bene, grazie l'Arcinese, grazie Presidente Scutti e grazie Tonino Menne.